tavolina va a volta, la tutta cosa è civilizzata, turbante cartolina e la barba, turbante cartolina e la barba. A fare del caffè, lui beve vino, lui beve vino. Si chiama Marcello. Ciao Marcello. La Romania, dove sei? Qui ma scatti ancora? Dimmi. Scatti ancora? Sì. E come scatti? Sempre con l'analogico. Con l'F90 linea di massima, perché praticamente non mi porto più tutte le macchine fotografiche e i vari obiettivi. Che ne pensi del digitale? Non esiste proprio quei fotografi digitali, non è fotografico. Perché? Ma perché è tutto diverso, la resa è diversa, la tecnologia è tutto, quindi non c'è niente da fare. Poi la fotografia nel momento dello scatto, il click, basta. Ciao Marcello, buona serata. Ciao Marcello. Hai guadagnato? Hai guadagnato qualcosa oggi? Poco? Vabbè. Vabbè. Ciao. Che vai a fare? Ma marciapiedologia, cioè capito? Si ferma, suona e fa soldi. Io invece faccio il peripatetico. Cioè? Cioè cammino quando fotografo, come l'antica scuola filosofica greca. Studiavano camminando, perciò la scuola peripatetica era là, poi è nato anche il famoso fatto la peripatetica, cioè perché camminano. Quindi io sono un peripatetico. E non ci vediamo da molti anni, penso, no? E 20 anni come un bel cancello russo, no, te l'ho visto qualche altra volta. Qualche altra volta ci siamo incontrati. Mezzi miei figli, sì. Pure un saggio, che deve accattare, ben è stato te, per consiglio. Mi raccontavi di questa foto? Ti raccontavo praticamente, io stavo in macchina, stavamo tornando, da Guardia San Fremondo, dove fanno una manifestazione battente ogni 7 anni, no? Vedi questa vecchietta in costume, che è tutto a culo, c'è ti a Paolo Santucci, guidava, Paolo, fermati, devo fotografare, e me la fotografai, perciò tengo questa foto, che non avevo mai stampato, me lo stampato per la prima volta. Questo è il canale che praticamente che mi hanno dato quando ho fatto la mostra Lazio, quello che mi ha dato il flauto d'argento. Io volevo oro. Perché lo volevi loro? Perché mi venivo e facevo cose di soldi, perché io volevo oro, con l'argento che non ha colchi niente. Raccontami di questo, dai. Guido Giannini per vocazione. Ci sono vari personaggi, scrittori, cantautori, critici, registi, ogni loro ha commentato una mia foto. Architetti, ogni loro ha commentato una mia foto. La presentazione di Antonietta Illa, la regista, Franco Arminio, il paesologo, dove sta scrivendo tutti i libri sull'Irpinia. Quindi che cosa ha fatto? Ha parlato di questa mia foto. Vittoria Vella, artista, incisore, Nolano, non poteva che non parlare di Gigli di Nola, praticamente, la scelta fotografia di Gigli di Nola. Aranza San Paolino. Giulio Baffi, critico teatrale di Repubblica che insegna all'Accademia di Belle Arti, e ha parlato di quest'altra mia foto, a parte di altre foto. Mariano Baino, poeta e scrittore, romanziere. E la Caroli, commentava uno questo mio foto. E che sei la Caroli? Luigi Compagnoni, e guarda questa fotografia, va? È una fotografia che precorre i tempi, eh? Una ragazza di colore con un ragazzo bianco, vorremmo anche invertire, però hai capito, c'è una certa misura precorre. Questa è una ragazza della Martinica, quando si è accorto che stavo fotografando, si faceva ancora fotografare, mi ha detto il suo indirizzo, perché mi mandi poi la foto, io per detto l'indirizzo, ma sono talmente dispiaciuto che si può pensare che alla fine l'abbia fregato, invece no, siccome sono uno scapuccione, per detto l'indirizzo non gliel'ho mai mandato praticamente. E qui ne parla un amico, non è né uno scrittore, no, è un intellettuale, ma non è uno che abbia una qualifica. Alberto D'Angelo è un altro amico, il quale è quello che praticamente fa
l'editore del Filo di Partenope, che c'è la libreria qua a via Costantinopoli. Giulio Einaudi, Cesare Seta, urbanista, scrittore, architetto e così via, insegnante alla facoltà di architettura di Napoli. Gian Cristiano Desideri, giornalista e scrittore. E questo è da vedere perché c'è latte e latte, guarda, è tutta una cosa proprio. La prima foto pubblicata sul Mondo di Pannunzio il dicembre del 1961, la violinista. Commentata Sapore di Natale, poeta. Mia figlia quando era bambina, il commento di una sua amica, un'amica di Zelda praticamente, che ha commentato qua. C'è ora di video un fotografo, non napoletano ma è un fotografo. Fabrizio Ramondino, scrittrice, io sono anche personaggio di un suo romanzo, eh? Ah, sì. Se tu compri il libro Il viaggio negli Oscar Mondadori, trovi Giannini, personaggio di Fabrizio Ramondino, la quale a un certo momento mi cambia il nome, mi chiama Raul, perché lei cambia il nome a tutti i viventi. Lascio soltanto il nome di Vera Lombardi, che era già morta, e di Gervasi, un compagno anarchico pure già morto, ma tutti gli altri ha cambiato i nomi perché erano dei viventi. Io leggo Raul nel racconto, nella descrizione di Fabrizio Ramondino. Gigi Fedele, un compagno anarchico che adesso vive in India, in una comunità indiana, editore di una casa discografica, però si è chiuso in India, non fa niente. Bruno Fiorentina, architetto. Goffredo Fofi, lo scrittore, non c'è bisogno di chi sia Goffredo Fofi, no? Fondatore di decine e decine di riviste, critico cinematografico. Mimmo Grasso, un poeta. Questo è un altro foro pubblicato sul Mondo di Pannunzio. Rione Terra, a Pozzuoli, prima del bradisismo. Licola, quando Licola era balneabile. Pino Grimaldi, uno dei più grandi grafici che ci siano oggi in Italia. Tra l'altro pubblicava anche la rivista Grafica insieme a Gersomino D'Ambrosio. Mirella Larai, giornalista, questo è un altro lavoro che ho fatto, cioè andavo facendo il voyeur, mi andavo fotografando le coppiette, vedi? Non potendo più fare coppia, ma andavo fotografando le coppiette. Scampia, Mirella Larai. Franco Magliocco, l'architetto, sta in Cina, è diventato un sinologo. Vai bene, dai. Chi se lo riesce a fare lui? A Palmi Calabro, la collina degli angeli. Questo Marchetti è una scrittrice, è una romanzina. Francesco Marino, questo va bene. A Salerno questo scattato. Io la preferisco stampata così, invece molti la preferiscono quella quando c'è scritto pure protagonista sopra, no? Franco Marino. Titti Marron, giornalista del Mattino. Lello Mazzacan, sociologo e professore universitario. Amerio Messina, scrittore, critico e così via. Nicola Pagliara, l'architetto, è già scritto, sì. Ti sei già fatto il pezzo. Gerardo Pedicini, poeta, scrittore, pure lui. Silvio Perrillo, lo scrittore. Mario Persico, il pittore. Piccioni, giornalista e critico. Questa scattata da Malfi, questa foto.
è uno dei fori che a me più piace. Questa già vista, è sempre la scultura di Jobim della linea per Müller, commentata per ora da Picone, giornalista del Mattino. Questo pure è stato pubblicato sul Mondo di Pannunzio e ne parla in un'ora puntente che la conosce. Abita vicino a me. E questo pure è stato pubblicato sul Mondo di Pannunzio, perché questo è pubblicato sul Mondo di Pannunzio. E ne parla Ermanno Rea, giornalista e scrittore di questa foto. Raffaele Rizzo, poeta e regista. Michele Seri, lo scrittore. Dove è qua? Il pontile di Castel dell'Ovo. Questo è l'albergo Vesuvio. I fanali a gas del Castel dell'Ovo. Colori. Peppino Lario, questo è un fotografo e critico di fotografia. Maurizio Braucci, lo scrittore e sceneggiatore, che sta collaborando un sacco di film, anche cosa, sì, Braucci. Sì. Gaetano Gravina, il grafico. Questa è un'amica che però è un'insegnante di liceo. Questa foto è commentata da mia figlia. Questa è un'intervista di Stella Cervasi che uscì su Repubblica. Questo invece è un'intervista che uscì su Nord e Sud di Giulio De Martino. E qui finisce il libro. Qui sono le varie, poi ci sono state altre pubblicazioni come di questo. Che è in programma adesso? Adesso una mostra a Ravello, una alla Tronica e un'altra a San Andrea di Conza. Auguri allora, in bocca al lupo. In bocca al lupo, crei per lupo, dice, cioè, ma io ne faccio per i lupi, povera bestia, stanno là, ho fatto no. Non danno passo di anni più. Fate musica francese, ma certamente chi è napolitana, sembra napolitana può cantare, sembra napolitana può cantare. Rose e capelli rose, e con motiva fine, figlia tua mandolina, ma si va a suonare come una volta volta e tutto lo taglia, ma la pure una volta nessuno può scordare. Tarantella, tarantella, tira bolla, carmone, carmone, non faccio spesa, tira bolla, carmone,